per questo speciale. Agata ha fatto un Christie. Foretta è ancora al pronto soccorso, la Foretta. Signora, sera, signora, sera. Signora, guardi qui. Come agita, avete mangiato ben a Pasqua? Quanta roba avete mangiato? Ma che Pasqua, ma che Pasqua, signora, questo qua è un... L'agnello, avete mangiato l'agnello, cortarella d'agnello. Questo l'ha mangiato. No, di Pasqua l'avete mangiato, l'abbia pianito, che si gonfi, comincia a botto, però sta bene. Senta, signora, veniamo a noi. Oggi lei siamo qui per fare questo speciale. Su Agata ha fatto un Christie. Come il San Costanzo Show crea e sviluppa un grande show come Agata ha fatto un Christie. Io su questo c'ho l'abito che c'avevo in scena. Giallo, è il giallo, infatti la è un giallo. La gialla, giallo, sembravo la Fletcher, la signora in giallo, sembravo. È un giallo, infatti. È bello, giallo. Oggi aspetta, c'è il fiocco, ma senti? La sento. Provi, signora, provi. Uno, due, tre, prova. Vai, ci sento. È un giallo, infatti. Questo stiamo parlando di un giallo, il giallo di Agata ha fatto un Christie. Sì, agita bene, abbiamo fatto tanto di clare up. Di clare up, perché adesso le rifaremo, poi le rifaremo, inverno. Adesso vediamo, stiamo studiando. Inverno, faringa, la tournée. Cioè a Melbourne andiamo, veniamo a Toronto, sì. Veniamo a trovare a tutti. Una tournée estiva, sì, tutti quanti i nostri amici sparsi nel mondo, da Calcinelli a... Sì, dappertutto. A Montegrotto. Alle Terme. Alle Terme, va bene. Senta, signora, veniamo a noi. Allora, abbiamo questo fantastico questo appuntamento di oggi. Parleremo... Io saluto con la regina Elisabetta. Che saluta, signora. Dobbiamo spiegare come lavora il San Costanzo Show. Come lavora? La fase numero uno è la creatività. Cioè, come ognuno di noi che scrive i propri pezzi, sostanzialmente, crea. Allora, siamo andati ad indagare tutti quanti i vari attori del San Costanzo Show per vedere come ognuno si fa venire le proprie idee. Oh, che bello. Allora, lei, signora, non so come fa, ma ci sei anche lei. No, io improvviso sempre, quindi le idee non ce l'ho mai. Non lo so, ma abbiamo... È tutto d'improvviso. Vedremo, ci siamo tutti quanti. Andiamo a vedere come i nostri attori sviluppano le loro idee e poi le portano in laboratorio a farsele correggere da Oscar. Avanti, vediamo un po'. Guardami un po'. Qualcuno non so se si chiederà mai, ma non penso nessuno se lo chieda. Ecco, io dove mi invento i pezzi? Ecco, i pezzi si inventano così sul pezzo, sul momento. Questo è un luogo che mi ispira molto, questo bellissimo edificio alle mie spalle, questi bellissimi binari che diciamo che caratterizzano questo luogo di Fano, che è la stazione. Ecco, io vengo qui, mi concentro attentamente e traggo spunto da quello che succede qui sui binari, sul treno, sui vagoni, con i pendolari, facendo tutte le mattine una mezz'ora 40 minuti di treno, ma soprattutto ispirandomi a questi bellissimi edifici neorealistici, neorinascimentali, neogotici, neoclassici alle mie spalle, i bagni della stazione. Ecco, notate i mosaici che sono presenti in questa struttura, che ci ricordano un pochettino i tempi antichi, vedete quelli dedicati a, diciamo, ai grandi miti greci, come le figure femminili o maschili che troviamo, ecco, maschili soprattutto, veramente un edificio di notevole pregio e da conservare, diciamo, un po' come Pompei. Ecco, ognuno di noi ha un metodo preciso di come creare praticamente tutto quello che viene fatto poi dopo a San Costanzo, chi da una parte, chi dall'altra, chi di notte, chi produce. E vediamo la signora Rosa, che è uno degli elementi anche lei importantissimi del San Costanzo Show, dove produce i suoi contenuti per lo spettacolo. Ecco, apriamo questa porta e troveremo la signora Rosa. Mi hai d'aiuto a inventare qualcosa perché io non so cosa fare. Ma cosa fa, signora? Sto parlando con le piante sulla tazza del cesso. Io creo quello che vuoi, famiglia. E con chi parla, scusi? Già questo, sono la bugavillea. E cosa le dà, i suggerimenti le dà? Sì, a ti ci parla sulle piante, sono queste. Vada. Ho fatto da puzzato, da facendo tutta questa puzza, no? È vero? Ma insomma, vai fare la roba. Va bene, crei pure. Va bene, signor, io ho perso un pezzo. Fa bel fagor.
Cosa combina? Cosa sta facendo? È il giallo, l'agata, fa bel, fa col fanno. Eh certo, è una puntata di mistero questa, è sì, successo di tutto, signori. Tutto, di tutto. E abbiamo proprio messo in scena il delitto. Delitto perfetto. Tutte le sue forme. Ma come si crea uno spettacolo? Una volta che i nostri attori hanno le idee. Qua c'è la fiezza per dingiù, Una volta che ognuno di noi ha le idee, le porta in laboratorio. Ecco, ci fa. In laboratorio, abbiamo un laboratorio. Bello, diciamo a tema, che sì, la carrozzeria era insomma. Dato condividiamo insieme un grande pittore, Michele Ambrosini, si vedono delle Michelangelo, foto. Michelangelo, chi è Michelangelo Ambrosini da Buonarroti. Da Buonarroti. Scultore e pittore. Scultore e pittore che si vedrà. Ne mentre... fa di ogni. Ecco, e andiamo subito a vedere come si sviluppa, da dove si trova, e tutte le idee vengono da lì elaborate e create e messe in, diciamo, in scena. Ma voi altro vi frega di sta roba? È importante. Perché giocando, non chiamano i giungli. Stasera. È importante, no? Oggi è uno speciale, signore, si ascolta, si guarda. Ma noi voleva parlare già la gente. No. Aveva mangiato a Pasqua, si è gita a fare la Pasquetta, si è giù alla festa del Ponte. E niente. Glielo chiederà la prossima Pasqua. Avanti con lo speciale, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede, vediamo, vediamo, cazzanasiamo, soprattutto cazzanasiamo. Vedenne. Voi vi chiederete dove San Costanzo Show produce, come San Costanzo Show produce, quando San Costanzo Show produce, quando San Costanzo Show, non manco riesco a parlarla, quanto produce, produciamo talmente tanto che nemmeno riesco a dirlo, in che parole dirlo. San Costanzo Show produce in un anfratto di Fano, è una via, ecco vedete, al fianco delle mura, ecco qui le mura ciclopiche di Fano che si ergono alle mie spalle, e dietro di me abbiamo una porta rossa. Aprendo questa porta si entra in un mondo magico fatto di, ecco, oddio, cioè non si può entrare, chi sono, è le... sono i sold out chi sold out? Sono i sold out, non si può entrare, c'ho gli attori nudi, non si può entrare, vuoi qualcosa nella tasca? Chi è? Non mi posso far vedere, ho detto, mi butta fuori, chi è? Mi butta fuori, che siamo in prova, non si non può entrare. Ma no, ci parlo io, ho detto, ma la c'è perché sono manesco io. No, ero qui per sapere come produce il San Costanzo Show, come viene producendo. Dica. Ci sono i biglietti per lo spettacolo del San Costanzo Show? Sì, ci sono ancora. Sì, ci sono. All'edicola Pagnoni bisogna andare, vicino al Don Gentili, al cinema Masetti. Dov'è il Masetti? Perché non... Il Masetti è di Pesaro, il signore di Pesaro. È di Pesaro. Certamente. Oppure telefonare al 328... Non so, 41 73 247, lo ricordo perfettamente, chissà perché. Quindi 328 41 73 247. Sì, quelle rosse. Le rosse, io ti ho guardato sotto, mamma mia. Che mutandoni pizzati. Hai già aperto le porte, mutandoni. Ciao, click. Oh, signor Bruno, raccontaci, l'ho raccontato io. Sta a sentire, c'è una spirinetta, cosa prende? Va bene, passo dopo, ciao. Va bene, ma se va veramente, Bruno. Ci sta. Bruno con la spirinetta. Chissà se Bruno passerà l'esame. Pillo come una voglia, ti capoggerei le borse, ti appoggerei tutte. Mamma mia, mi fai imbazzire, sta diventando una puretana. Dopo cambia la voce, mi piace, cambia la voce. Davide invece è concentratissimo. Guardate Davide come studia. Da solo qui c'è un testo lunghissimo da studiare. Tre righe. Tre righe da studiare. In cirillico poi. Tre righe in cirillico. Bravo, bravo, bravo. Davide è famoso per i monologhi. Lui è capace di parlare. Tre righe. Tre, quattro, due righe. Anche una riga. Anche una riga. Okay. Di solito non parlo neanche. Il monologo più corto della storia l'ha fatto sempre lui. Davide. Davide, Davide. Ognuno c'ha il metodo suo per ripassare i pezzi, c'è chi, diciamo, chi lo fa a casa, chi lo fa nel letto, c'è chi lo fa anche in un posto, diciamo, dove la concentrazione può aiutare. Ecco, vede Jeffrey dove... Jeffrey dove ripassa? Lui ripassa lì, tranquillo, in rotatoria, e si concentra perché aiuta, capito? Si estranea e riesce tranquillamente a condensare tranquillamente le idee. Vedete com'è la fila di macchine, aspetta tranquillamente mentre Jeffrey
ripassa, vedete, vado a fargli un'intervista. Jeffrey, come si sta qui a preparare questa ripresa? Adesso un altro, arrivano, sto cercando di concentrarmi. Ma non ti possiamo disturbare, perché si ferma la gente, si ferma anche? Si fermano, io sono qui per pensare che mi concentro, ma... Vabbè, non è che ti sei messo in un posto tranquillo. No, ma sono i posti dove c'è più confusione, dove invece ci si concentra, capito? Ah, ecco. È quello, c'è la gente che passa, vedi, questi qua che passano. Ciao ragazzi! Vedi? Vedi? Fanno tanti giri, non fate incidenti però, mi raccomando. Perché girano intorno alla rotatoria? Io non lo so. Dai, ripassa, che pezzo stai ripassando? No, ripasso, sto cercando di inventare, quello che faccio dopo da un'altra parte. Va bene, io vado intanto, vado a mangiare intanto, Ciao Jeffrey! Grazie a tutti! Guardi come partecipa il nostro pubblico, questo grande, interessantissimo. Molto interessante, guarda. Cioè, credeva stava a casa stasera, eh. Ah, venga qua, signora, dobbiamo indagare. Perché il San Costanzo Show non è solamente battute, ma è anche ballo. Abbiamo un'istruttrice di danza che sarebbe... Sarebbe la Fracci? La Fracci. La Carla Stracci. Carla Stracci. Una grande istruttrice. Abbiamo dei grandi ballerini. Istruttrice. A parte che fa nuoto, istruttrice. Una maestra di danza. Un maestra di ballo. Vediamo subito. Maestro di ballet. Come ballè, no. Vediamo subito come imparano velocemente i nostri attori a ballare. Guardiamo subito. Compiersi. Vediamoli. Sì. A lavoro i nostri attori. Guarda vediamo, un po'. Vediamo. Ok, signora. Adesso come fai? Ce li prendi? Ah, ma sì, ho visto che lei guida proprio bene. Ma guarda che sono brutta. Ma che brutta, guardi. Ma che bel vestito, signora. Aspetta, sta ferm. Ma no, sono curioso perché gli occhiali sono occhiali da guida, quelli lì. Questi sono da guida, sa che altri poi per vedere da vicino, questi per vedere da lontano. Ah, ecco, apposta. No, devo dire che comunque si li porta bene, signora. Li stanno bene anche questi, li potrebbe usare questi qua in trasmissione. Io vaggo, sono gli occhiali. Mamma mia, mi sento un po'. Mette anche la terza, mette? Sì, non prenda le gambe. Bestia. Ah, oggi ha lavorato nel campo, ha lavorato oggi, tutto il giorno, Conta il campo. No, vedo che c'hai i pantaloni sotto. Certo, ho accorto i grugni fino adesso. Perché la sera top c'è la guazza, mi so bagna nelle cosce. Dove stiamo andando, scusi? A venderci a fare le prove del balletto. Già, perché adesso il San Costanzo Show è in la... cioè, finiamo la trasmissione e subito ci scaraventiamo a provare in laboratorio, perché Agatha ha fatto un Christie, prevede tante prove. Certo. Il nuovo giallo, signora, lei cosa deve fare? Chi saluta? Cosa? Non so cosa fai, te la vedo. Andiamo. Vedi, gli occhiali non stanno affatto male, devo dire, le donano proprio. Eccoli qua, vediamo che stanno provando. Eccoli. Eccoli qua che provano i ragazzi. Guardate Jeffrey con il testo in mano. Oscar alla regia. Adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi parte una volta. 4, 5, 6, 7, 8 faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 ce la faremo? Sezione individuale di balletto, ce la faremo. Beppe Lina! San Costanzo! È farina per niente! San Costanzo è farina per niente! Bisogna provarlo in continuazione e in qualsiasi momento, perché poi anche il posto aiuta a ballare meglio. Vediamo Jeffrey come se la cava col balletto. Guarda Jeff, vai Jeffrey, balletto! Vedete Jeffrey come si allena in questo palco, perché lui ricrea tutte le condizioni per ballare. Jeffrey! Ti ha fatto male? La caviglia? No, niente, che c'ho il palco, devo fare dall'altro verso. Dai, prova di qua, dai, perché è troppo... Ecco, prova per lungo, perché scusa, arriva un pezzo alla volta del palco. Dai, vai! Questa arriva un pezzo là, poi il pezzo là, e il pezzo là, e quindi... Quindi lo sposti ogni volta, via. Tento! grazie!
ragazzi. Grazie, ma ancora non è ora. Non è ora, non è ora, perché una volta sviluppati i pezzi. Un branco di bisonti. Una volta sviluppati i pezzi messi in scena, si fa una prima. Prima, il venerdì di solito a San Costanzo debuttiamo con il nuovo spettacolo. Dove praticamente andiamo lì e proviamo, quindi c'è molta tensione, signora. C'è la tensione. C'è la tensione. Poi invece sono tutti che bevono, ma di dietro bevete, mangiate. Ma che beve? Ma chi beve? Io se bevo un Jeffrey è imbriac già dalle 3 del pomeriggio. Jeffrey? Non deve farsi Jeff, informazioni. È un alcolizzato ormai, è risaputo. È conclamato. Conclamato? Va avanti solo l'alcol. Jeffrey di Bartolomeo. Ma non dica anche cognomi, allora facciamo i cognomi. Certo. No, io non posso bere, perché se bevo un goccio... Jeffrey, dimentico tutto io. Ma no, piccoletto, poi toast. Allora, vediamo subito cosa succede. La prima, siamo tutti in tensione. C'è qualcuno, c'è Oscar che è veramente distrutto, perché deve Oscar ovviamente Poretti, deve montare, deve fare, deve sistemare tutto qua. Alla regia deve seguire tutto qua. Le prove fino all'ultimo minuto. Tutto. Si prova, si balla, si canta. Balla, si canta. Sì, perché abbiamo anche il musical, tra l'altro. Sì. Quindi, bello, chiamiamo il musical. Ci venga anche il coraggio di chiamare il musical. Abbiamo anche un musical. Va bene. Chi è venuto vedrà che il San Costanzo Show finisce con un musical, signora. Non è che finisce con qualsiasi cosa così. Sì, bello. E siccome i pezzi sono, questo spettacolo è tutto nuovo, erano tutti pezzi completamente nuovi, eravamo molto in tensione. Certo. E quindi io darei subito la linea a San Costanzo per vedere la prima della prima. Che tensione! Se taglia sul cortello la tensione, dai. Siamo pronti qui a San Costanzo, guardate che bello, questo teatro che è alle mie spalle, che praticamente è la vecchia rocca, vedete, ora è teatro, c'è il monumento, siamo nella piazzetta, pronti per andare a fare l'ennesima replica del San Costanzo Show, Agatha ha fatto un Cristi, gli attori sono tutti quanti in fibrillazione, abbiamo anche Odetto, che sta arrivando in questo momento, appena parcheggiato. Allora, Odetto, dove sta Odetto? Eccolo, Odetto, parcheggiato? Sì, ho parcheggiato. Guarda che bella palla che c'è, gli do un beccaccio. Ho detto! Dove vai? Ho detto! Ma come ti viene in mente? Ma sono di Ghisa queste qua, scusami, sono gli arredi urbani questi, ho detto! Siamo pronti, ragazzi, siamo quasi pronti per andare in scena. Bertulli è pronto? Non mettere. Questo è il teatro di San Costanzo, Oscar al lavoro. Agitatissima, la situazione non funziona come sempre. Cosa funziona? Fatto venire mal di testa. Peppe, guarda come si concentra, guardate che professionista. Cosa stai pensando, Peppe? Guardate che bella platea, bellissima. Siamo quasi pronti per iniziare questo Agatha ha fatto un Cristi. Qui in un momento di stanca, prima dell'inizio della prima, Jeffrey deve dire qualcosa. Jeffrey. Lo spettacolo si dimostrò un grandioso insuccesso. Gli spettatori aspettarono i comici all'uscita e li picchiarono per avere il rimborso dei biglietti. Giovanni Giangiacomi venne murato in un appartamento in affitto alla Baia Metauro. Il cadavere scoperto solamente nel 2082 durante i lavori di ristrutturazione. Bertulli, venga. Dovette lavorare in fabbrica fino all'età di 76 anni perché il suo capo non gli aveva versato neanche un euro di contributi. Peppe Nigra si rivelò un gran fallito, neanche una delle sue case era di proprietà. Dovette andare a lavorare in teatro. Il regista Oscar Genovese partì per il Sud America e di lui non si hanno più notizie. Santinelli scomparve così, come un'illusione, e non si trovò mai più. Massimo aprì un asilo per i suoi 24 bambini. Chissà come andrà Oscar. Benissimo. Tutto in forma. Però, sì, molto in forma. Lo odio tutti. No, voi. Loro. Dai, quanti che copriamo di Oscar. Alla grande! San Costanzo, ci aspetta. E lì è tutti.
Che tensione, che tensione! Che tensione, ragazzi! Che tensione! Che aria, aria proprio elettrica, ecco, elettrica. Ma una volta fatta la prima, c'è la seconda, la terza, la doppia. La quarta, la doppia, c'è anche la doppia si fa. Poi Ginga Mondavio, Cingitti. A Mondavio bellissimo, il teatrino. È piccolo ma è bellissimo. Teatro Apollo. Teatro Apollo, vedremo anche delle foto dopo. A Pulcin, più che un pull, piccolo. È piccolino ma è stupendo, una bomboniera. E tra l'altro abbiamo il pubblico di Mondavio che comincia a crescere, comincia a seguirci. Sempre, sempre in prima linea la Stefania, che quella è, quella c'è, è affezionata. Detta poi da una sedia d'oro, la poltrona. Questa volta si è veramente ribaltata per una sedia, perché sì, veramente sì, è stato, bello, io penso, uno degli show più divertenti del San Costanzo, della storia del San Costanzo Show. Direi, certo, direi proprio forse della storia. E quindi, perché il tema, signore, il giallo, il mistero, i delitti. La gente vuole sapere tutti. Vuole sapere tutti i cazzanai. Noi abbiamo cazzanato parecchio. Poi, abbastanza. Un po' dovunque. Vediamo subito che come si affronta la tensione delle repliche. Vediamo la tensione delle repliche dei nostri ragazzi. Avanti, la tensione delle repliche. La tensione grossa delle repliche. Vediamola. Ecco qua, siamo quasi pronti per la replica di Agatha ha fatto un Cristi. Siamo dietro le quinte del teatro di Mondaglio, guardate che bello. Ah sì? Queste foto sembrano dire diversamente. Ma non ci sono le foto. Vabbè, vabbè, non importa, vai avanti. Ah, Carolina, ero di là. Anche Oscar, il regista, prende parte al musical. Vedete qua come è concentrato Bertulli? È una parte importantissima in questo musical, vero? Ah, sicuramente. Parliamo in silenzio, se non si sentono. Ah, te ricordi la parte del musical? Sì, perché tanto non parlo. Ah, ecco, a posto. Il teatro di Mondavio, tra l'altro, si trova proprio dietro, alle spalle, un bel panorama fantastico, eccolo. È inglobato nella roccia, con un panorama bellissimo. Orciano, laggiù in fondo, città amica di Mondavio, da sempre si amano. Sentite Rosa come canta. Come canta bene la Rosa. Dietro queste quinte si stanno esercitando i nostri amici. Questo è il camerino con tutte quante le nostre, i nostri vestiti pronti per andare in scena. Eccoci qua, uno specchio per prepararsi e la finestra col panorama. Allora, che iniziamo? Allora, siamo pronti, qui abbiamo Oscar. Oscar, e questo spettacolo devo dire che sta prendendo sempre più forma. Noi siamo alla replica quale? 25esima. No, siamo alla 326esima replica. Vedete Peppe come è in forma. Peppe fa riscaldamento. Ah, ecco, com'è che si fa il riscaldamento, Peppe? Per la voce, per la voce. Bertulli, per la voce cosa devi fare oggi tu? Che dove vai? Ma lui fa yoga, no? Fa yoga. Iri el sol. Il grande, Giovanni, cosa combini tu oggi? Prima di entrare in scena, qual è il tuo... Anche te? Giova, prima di entrare in scena, che cosa fai? Giova, oddio. Ho avuto un mancamento. Giovanni. Niente. Giovanni. È perché si concentra. Si concentra prima di andare in scena. Lui, lui sempre fa così. Si è concentratissimo. Cioè, adesso dobbiamo. Cioè, manca un minuto, Oscar. Cioè, quanto manca? La signora mancano Rosa? 30 secondi, 29, 28. 28. Sei svegliato? Giova. Giova, si va in scena, Giova. Oh! Dove? Dove? Come dove? guarda qui. Questo teatro di Mondavio ha delle cose bellissime, che è un teatro che si sviluppa all'interno di una rocca, di un palazzo antico. Sì, antichissimo. Antichissimo. Il pubblico è quasi pronto, questo è il retropalco. Signora, guardi che standing ovation, guardi come ci tirano i fiori, guardi, ci stanno tirando tanti fiori. A me fiori. Che ci tirano un po' di taglia, nel le tirano i fiori, signora. E coccio fa tra i fiori, da un qualcosa da mangiare. Benissimo, allora è ora è il momento di vedere qualche cosa. Cosa? Qualche cosa andiamo a qualche vedere. Qualche pezzo dello spettacolo. Un piccolo pezzettino di spettacolo. Mi fa sempre la fusciacca sul corpo. Qualcosina, non vedremo il pezzo completo, ma dei piccoli scorci di pezzettini. Andiamo a vedere... Le cose? Scorreggine. Le scorreggine dello spettacolo. Capito? Allora, signori e signori, Agatha ha fatto un Cristi, a voi dei pezzettini. Ecco, no, ecco i pezzettini.
Gandafoni, Gandafoni, vada sotto, entri nel cassone di nuovo. Io ora mi concentro sul cassone. Gandafoni! Gandafoni mi sente, Gandafoni! Lei ora è un cavallo, Gandafoni! Gandafoni, lei è un cavallo! Venga fuori! Cavallo! 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 Gandafoni! Guarda verso la luce! Guarda fuori, c'è la luce! Possiamo dare tutti quanti appuntamento al prossimo Agatha Fatum Christi, quando lo faremo. Quando è che sarà alta sta Agatha? Lo faremo, è previste delle repliche a Pesaro, sono previste in giro per la provincia, adesso vedremo, ma quest'inverno. D'estate faremo delle grandi repliche, ma dei meglio di, ma non di Agatha Fatum Christi. Chi va a vendere la porchetta, Gioele Torrezzi, tutte cose. Allora, vi salutiamo con un bello slideshow. Come facendo? Lo slideshow. Cosa ria? Un po' di musica e un po' di foto prese qua e là dallo spettacolo. Foto di scena. A voi lo slideshow e appuntamento alla settimana prossima con i Caccianasi. Ciao a tutti. Agatha ha fatto un rito. Ciao a tutti. Space.
space. You're so, so hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s chick. I love it. From the 70s, but I'm a 90s chick.